C'è stato dei problemi un attimo, erano a staccare un attimo il tapparello. Vabbè, diciamo che c'è un grandissimo onore chiudere il concerto di Caparezza di tutta sta gente qui, perché è stata una roba, cioè, assurda. Diciamo che, vabbè, mi presento, mi tocca a me ad aprire la serata stasera, quindi... Mi tocca a me. E quindi, no, ma sono contento, spero lo siate anche voi. No, spero. E quindi, diciamo che... Vai, Roccia! Sì. Ciao, buonasera! E quindi, diciamo che... consideriamo come... Vi voglio raccontare un paio di cose in musica che riguardano sia la mia vita privata sia anche quella personale, sia quella artistica, perché praticamente sono... Non serve che lo cuore. Fa tutto parte, sopra, cioè la, è una brisca, il cantautore spesso volentieri mette varie cose della vita privata anche per artistica, quindi vabbè, comunque oggi per iniziare immaginatevi che ci sia come una specie di vetrina, no? Dove praticamente pigliate tutti i miei ricordi a cui tengo di più. Il primo ricordo, diciamo, molto grande, si tratta dell'anno del 2005, che io lo chiamo l'anno d'oro, se qualcuno ha letto la mia biografia lo sa, oltretutto mi scuso perché è scritta male, oltre che mi sono accorto comunque. Non c'è problema. E quindi, niente. E quest'anno 2005 sono successe varie cose nella canzone che vi sto per cantare, che si chiama Adolescenza. Sono scritte proprio queste cose. Dato che aspettiamo che carica il macinino, abbiamo fatto anche lo scratch, visto? Marzo di